un tifoso, gli altri sono tutti tifosi certificati. Hanno sul petto tatuato lo stemma bianco crociato e quindi vi faccio per adesso, prima di parlare del museo, un piccolo sondaggio, vi uso da cambie, spero che sentiate tutti il nostro ritorno. Parma brutto e cinico, Parma brutto e fortunato, come lo avete visto ieri? Bello. Ciao, ciao intanto, buonasera a tutti. Faccio partire i tifosi allora. Io non No, assolutamente no, tu non devi seguo dirlo, questa devi dire cosa fai, ti cosa. togli, e cedi No, la vabbè. tessera. No, scherzando, Sandro. Sì. Scherzo, non è un problema. Sicuramente abbiamo visto una partita meno bella di altre, meno brillante di altre. Credo che abbia contribuito anche l'atteggiamento dell'Albino Leffe, perché comunque in certi momenti si difendeva la 5 con due davanti alla difesa, quindi ci hanno concesso veramente molto poco. Una volta che siamo andati in vantaggio, secondo me nel secondo tempo l'abbiamo controllata la partita, pur non essendo brillanti come altre volte, questo è, penso sia fosse chiaro a tutti. Sono d'accordo, anch'io, condivido. Allora, sentiamo i tifosi, facciamo una carrellata rapida, una battuta per uno, poi andiamo nella Pagolo Room, che abbiamo anche Sì, quella. buonasera a tutti. Buonasera a tutti, per me Parma concreto. Essenziale, non bello come le altre volte, ma quando si è concreti così è segno di forza e quindi bene così. Avanti. Michele. Buonasera, buonasera. Ma, insomma, fondamentalmente ci vogliono anche quelle partite qua in un campionato. Non è che si può sempre fare un campionato in cui tutte le partite sono belle e la squadra rende al massimo. Ci sono anche queste. Ben venga che ogni tanto si è concreti piuttosto che belli, poi quando si sarà belli si vincerà, sarà il massimo, diciamo. Avanti. Buonasera, è una partita da vincere, l'abbiamo vinta, non mi sono addormentato perché in curva Bergamo si gelava, questo è il mio commento. Professore. Sì, ciao, buonasera a tutti, che dire, mancata la brillantezza, però il risultato era importante portare a casa i 3 punti. Secondo me incide tanto anche giocare dopo il Venezia. Noi ultimamente stiamo giocando sempre dopo Venezia, mentre in campo che si è obbligati a vincere, quindi una certa tensione che secondo me non ci sarebbe se giocassimo agli stessi orari sia noi che il Venezia. Allora, Pagolo Room, andiamo da Luca.